Oggi le nostre telecamere si sono spostate in quel di Franciacorta. Come vedete alle nostre spalle c'è l'autodromo Daniel Bonara, appunto l'autodromo bresciano, che ospiterà un evento del tutto particolare il 30 e il 31 di agosto. Si chiamerà KVZ Racing e Race and Girl. E oggi entreremo proprio nel vivo dell'autodromo bresciano per sapere tutti i dettagli e cosa voi telespettatori potrete trovare in questo weekend assolutamente di motori e passione. Ed eccoci all'interno dell'officina KVZ Racing e siamo con il boss Adriano Zaccaria e insieme a lui vi vogliamo parlare di questa notte bianca dei motori che ci sarà proprio qui a Franciacorta il 30 e il 31 agosto. Innanzitutto ciao Adriano. Ciao Cristian. Allora, come verrà gestita questa grandissima festa dei motori? Franciacorta si trasformerà in un evento sensazionale. Me l'auguro, essendo la prima volta, tutte le volte che si inizia una cosa si sa come si comincia, non si sa come si finisce. Speriamo che tutto proceda come deve procedere e niente, cominciamo diciamo da noi, cominciamo dalla nostra realtà. Noi siamo una realtà che è nata 10 anni fa, abbiamo cominciato con i car, come tu ben sai, ci hai seguito per parecchio tempo, europei e mondiali, poi abbiamo cominciato con le macchine e siamo andati avanti. Questa officina è un'idea che è venuta, un'idea di lavoro che è venuta, sta progredendo bene, abbiamo delle belle macchine e diciamo nel proseguimento del tempo ci siamo anche dedicati a organizzare qualche evento. L'anno scorso abbiamo organizzato l'evento sul Lago di Garda che si chiamava Garda Motor Show, che è stato un bel successo. Quest'anno per un fattore logistico non abbiamo potuto farlo perché due comuni è sempre difficile da mettere d'accordo. E niente, abbiamo pensato di fare tutto noi qua in autodromo, perché penso che sia la località migliore, la location migliore per poter organizzare una cosa di questo genere. E fai una cosa, fai l'altra, siccome ci stanno tante cose, abbiamo cercato di mettere insieme più eventi possibile, dando alla gente la possibilità di divertirsi e far divertire anche il pubblico. Se vogliamo cominciare dall'inizio, noi abbiamo cominciato pensando di far girare macchine da corsa, piloti importanti, sidecar, abbiamo camion, abbiamo auto d'epoca, abbiamo un sacco di macchine normali, stradali. Uno può venire qua e divertirsi anche con la propria macchina. Può farlo, si diverte. Diciamo con neanche un costo, perché non si può definire un costo, comunque con poco ci si diverte, si mangia, si beve e si va a casa anche con dei regalini che sono abbastanza graziosi, tipo quei gadget, tipo quell'orologio che abbiamo qua, del vino che ci hai dato a noi come sponsorizzazione e anche avrà l'opportunità, che poi avrete modo di diciamo di seguire nell'evento, ci saranno ragazze, ci saranno un sacco di altre manifestazioni. Allora, partendo diciamo dai turni di prova che saranno distribuiti nelle varie classifiche, come si chiama? Nel vario programma, ci saranno delle sport, ci saranno le formule, ci saranno l'autoturismo stradale, ci saranno le formule, ci saranno i sidecar, ci sarà presumo la notte bianca che faremo, che saranno tutte le macchine da rally munite di fari, che alla sera dopo il pranzo faranno un'esibizione di un'ora, ci stanno presumo, non voglio sbilanciarmi, dei nomi anche importanti. Ci sarà drifting, tanto drifting ci sarà, e finito diciamo la prova spettacolo inizierà un concerto che con Matthew Lee. Consiglio a tutti di vederlo, perché per me è una cosa che è da vedere, prima di giudicarlo è da vedere. E finito il concerto ci sarà i fuochi artificiali, abbiamo pensato che di non stufare la gente, abbiamo fatto solo 10 minuti di scoppi e 1600 colpi, penso che sia abbastanza per tutti, insomma. Ecco, questo diciamo un po' il programma generale, poi se andiamo nei dettagli adesso dimmi quello che ti devo dire. Quindi ragazzi, ce n'è davvero per tutti i gusti. Tornati dalle ferie, mi raccomando, segnatevi 30 e 31 agosto, notte bianca dei motori, dove ci sarà di tutto. Potrete essere protagonisti, perché potrete entrare all'interno dell'autodromo in Franciacorta anche con la vostra vettura. Ci saranno piloti di drifting, tra cui anche Riccardo Tonali e tanti altri. Il più
giovane pilota di drifting. Insomma, divertimento assicurato, si mangia, si ascolta musica, ci saranno anche macchine a noleggio, tra cui quelle offerte dalla KVZ Racing, quindi non mancherà niente. E oggi, passeggiando per il grande paddock di Franciacorta, abbiamo trovato Ago Alberghino, che sarà presente alla Notte Bianca dei Motori con il suo grande marchio, la sua grande azienda Happy Racer. E siccome lui ha organizzato tantissimi eventi nella sua vita, gli vogliamo chiedere cosa ne pensa di questo. Le basi di questo evento sono fantastiche, sia, questo lo dico, sia a livello personale che aziendale. Aziendale è un momento che noi possiamo conoscere tutti, incontrare tutti, divertirci con tutti, chiudere l'estate tutti insieme, che è una cosa bellissima. A livello personale devo fare i complimenti a KVZ, perché veramente ha messo insieme tutte le basi per fare due grandi giornate, una grande serata per gli amanti dello sport e del divertimento, chiaramente. Ecco, in queste giornate, Ago, ci sarà anche un pilota che tu stai promuovendo e aiutando, Ricky Tonali. Sì, direi un amico, come sono amici tutte le persone del KVZ. Ricky è, non dico un secondo figlio, ma gli vogliamo tanto bene, ha 11 anni e non potrà girare, ma potrà fare uno show qui davanti al piazzale, e penso che quando lo vedono la gente rimane estasiata e sarà amato da tutti. Dobbiamo farlo crescere perché diventi maggiorenne, così vediamo quanto vale. E da dentro il negozio KVZ Racing ci siamo spostati nel paddock dell'autodromo di Franciacorta, dove adesso si parlerà di Race and Girl, un evento correlato appunto a questa Notte Bianca dei Motori, dove ci sarà tanta cosa? Tanta gnocca. Tanta gnocca, tante ragazze. Cosa farete voi come Race and Girl in questi due giorni? Allora, Racing Girls quest'anno è abbinato, come tu hai detto, a KVZ Motor Day. L'anno scorso era abbinato a una gara di Superstar. Oltre appunto all'evento, la parte motoristica, abbiamo tante ragazze, sono 50 ragazze che gireranno per tutti i due giorni per la fiera, e poi la domenica sera si contenderanno il titolo di Miss Racing Girls 2014. E visto che sarà ancora estate, il 30 e il 31 agosto, farà caldo, si spera, ci saranno anche degli spettacoli acquatici, tra virgolette. Diciamo, ci sarà uno spettacolo di car wash, un sexy car wash, con una abbastanza nota ragazza che fa questo lavoro, molto brava, molto sensuale, e sarà veramente un bello spettacolo due volte al giorno. Ecco, quindi ci sarà anche una sfida tra più DJ donne che ci faranno divertire e ascoltare la loro musica. Esatto, ci sarà una sfida al sabato sera fra 6 DJ ragazze, ci sarà anche una DJ straniera, posso dirlo adesso, e queste ragazze si sfideranno sabato sera, e vincerà una di queste DJ, che vincerà un contratto per 3 sere o 4, ancora da definire, presso una nota discoteca del Bresciano. Perfetto, quindi sicuramente ci saranno tantissimi motori, come abbiamo sentito prima da Adriano in questa Notte Bianca dei Motori. Ci sarà tantissime belle ragazze, quindi donne motori, e cosa volere di più? Per avere tutte le informazioni sulla Notte Bianca dei Motori, che ripetiamo si terrà il 30 e il 31 di agosto presso l'Autodromo Internazionale di Franciacorta, o si può andare su kvzracing.it oppure al vostro sito www.raceandgirls.net. Perfetto, quindi ragazzi, vi aspettiamo. Grazie. Grazie a voi.